Sapevo che in montagna si può morire da molto tempo prima del mio incidente. Mi rendevo conto che stavo giocando una partita con una posta altissima, dove non si ha il pieno controllo del proprio destino. Ti illudi di poter controllare la situazione con la tua esperienza, la tua abilità. E invece le cose non stanno così. Joe Simpson, alpinista, ha 25 anni quando sfiora la morte in un incidente in montagna. In un libro, La morte sospesa, racconta la sovrumana battaglia che ha combattuto per rimanere vivo. Adesso è tornato sulla montagna che ha fatto nascere in lui la passione per l'alpinismo, per raccontare una storia che lo tormenta da quando era ragazzo. È una grande avventura che, come quella vissuta in prima persona, si è trasformata in una indicibile prova di resistenza. Quando avevo 14 anni ho letto una storia che ha cambiato la mia vita. Era la storia di Tony Kurtz. La sua vicenda parla dell'amicizia, del coraggio e della forza dello spirito umano. È questa che mi ha spinto a diventare un alpinista. E per molti aspetti è la mia storia. Entrambi pensavamo che valesse la pena rischiare tutto. E l'abbiamo fatto. Ho scalato montagne per tutta la vita. Ho scalato montagne difficili e altre più facili, girando tutto il mondo. Ma da sempre il mio sogno è conquistare l'Eiger. Per gli scalatori, l'Eiger è una leggenda, più di ogni altra vetta alpina. Joe Simpson ne ha sempre avvertito il fascino. Non è la montagna più alta del mondo, non è la più bella e non è la più difficile da scalare. Eppure, per me e per molti altri della mia generazione, è una vetta irrinunciabile. Il suo fascino ha un che di ipnotico. La montagna ha un'atmosfera che incute timore. Ha una presenza incombente. La prima volta che ti trovi davanti a quella montagna, guardi il picco più alto e pensi: santo cielo. Dai versanti est, ovest e sud, l'Eiger sembra una montagna come le altre. È la parete nord che l'ha resa una leggenda. Una parete verticale di roccia e ghiaccio lunga 1800 metri, dove non batte mai il sole. Qui si abbattono tutte le tempeste che colpiscono le Alpi. E il tempo può cambiare in un attimo. L'ho visto succedere. Ho visto quel versante trasformarsi in un maelstrom, un turbine, una valanga di neve e sassi come non ne ho mai visti su nessun'altra montagna in vita mia. Ma ha anche un'altra caratteristica unica, che accentua il senso del pericolo. È vicina ad alberghi di lusso dove la gente si diverte. Puoi sentire le voci eccitate dei turisti che salgono e scendono dal treno, che bevono una birra. Li vedi? E loro vedono te. Più di 60 alpinisti sono morti sulla parete nord dell'Eiger. Qui hanno perso la vita alcuni dei migliori giovani scalatori delle passate generazioni e sono state condotte drammatiche operazioni di soccorso. È la sua tragica storia a colpire la fantasia del piccolo Joe. Mio padre mi regalò un libro intitolato Parete Nord. Era affascinante e spaventoso. Leggendo quelle storie, e una in particolare, la storia di Tony Kurtz, decisi di fare l'alpinista. C'è una foto di Kurtz seduto su un prato nell'estate del 1936. È un uomo giovane e sorridente che ti guarda dal passato,
un giovane scalatore, appassionato, energico e ambizioso. È il ritratto dell'entusiasmo. Quella era la sua vita. Per Joe, il libro non rappresenta solo la nascita della passione per la montagna. 11 anni dopo aver letto quanto accaduto a Kurz sull'Eiger, Joe rischia di morire in un incidente sulle Ande peruviane. Da allora, un pensiero non lo abbandona mai. Quello delle singolari e inquietanti somiglianze tra il suo incidente e quello accaduto all'eroe della sua infanzia. Kurz è sempre stato un riferimento. Ha sempre stato un mito. Ma dopo l'incidente in Perù, lo sento ancora più vicino. Tony Kurz attacca la parete nord dell'Eiger il 20 luglio 1936. Lui e i suoi compagni sono la seconda cordata nella storia a tentare l'impresa. Kurz è un bavarese di 23 anni, da poco nominato guida alpina. Lo accompagna un amico, Andreas Hinterstoisser, giovane e brillante rocciatore e guida alpina. Alla spedizione si uniscono 2 austriaci. Il 27enne Willy Angerer è il più anziano. Il suo amico Eddie Rahner, un ottimo alpinista e capo cordata, è il più esperto del gruppo. Il loro tentativo sulla parete nord diventa un evento di dominio pubblico. Dalla valle un gruppo di giornalisti e turisti segue la scalata. Nei primi anni 30, una dopo l'altra, sono state conquistate le grandi pareti nord delle Alpi. Rimane soltanto quella dell'Eiger. Per le difficoltà e le insidie che presenta, un alpinista la definisce un'ossessione per menti malate. Sulla parte inferiore del versante c'è una serie di pareti rocciose e sporgenze piene di detriti. Poi si arriva sotto alla Rote Flow. Sembra piccola, ma è una parete di roccia a strapiombo alta 300 metri. Poi ci si avvicina ai margini del primo nevaio. Il secondo nevaio è un'enorme lastra di ghiaccio larga 500 metri. È piuttosto ripido e a mano che si sale verso la cima la parete diventa sempre più ripida. Alla fine si arriva alla base di un grande nevaio chiamato il Ragno Bianco. Se si cade in quel punto, si precipita nel vuoto per quasi 1500 metri. Su questo muro verticale di roccia si è infranto il primo tentativo di scalata. Karl Mehringer e Max Sedlmayr hanno tentato l'impresa l'estate precedente. Al terzo giorno una tempesta colpisce il versante nord. I due vengono avvistati mentre cercano di raggiungere un punto riparato, ma il quinto giorno scompaiono. Il corpo congelato di Sedlmayr viene ritrovato in un luogo ora chiamato il Bivacco della Morte. La tragedia suscita aspre controversie. Molti alpinisti hanno perso la vita sulle cime alpine, ma non sotto gli occhi del pubblico. Quella della parete nord viene definita una sfida suicida. Si parla di vietarla agli scalatori. Ma l'estate successiva arrivano Kurz e i suoi amici. Sono alpinisti giovani e ambiziosi in cerca di una grande impresa. Avevano le mie stesse motivazioni. Vedere se era possibile conquistare la vetta. Non mi sono mai sentito in dovere di giustificarmi. Non mi importava che mi giudicassero avventato o irresponsabile. Sicuramente quando ero ragazzo pensavo che quella fosse un'impresa straordinaria. Non solo un'azione coraggiosa, ma un'impresa straordinaria. Guardare una parete del genere e dire posso farcela. Sì, sono in grado di scalarla. C'è un motivo per cui il versante nord è considerato impossibile. Su questa montagna la fiducia in se stessi e la volontà non bastano. Quello che accade ai 4 giovani scalatori nei 5 giorni successivi dimostra che l'Eiger è davvero una montagna terribile come vuole la sua fama.
Sulle Alpi il rischio di valanghe improvvise è sempre presente. Il ghiaccio e la neve sono instabili e una tormenta può arrivare senza alcun preavviso. In questo momento. In questa stagione capita spesso, bisogna essere prudenti. Joe attende da giorni che il tempo gli consenta di salire sull'Eiger. Le guide alpine locali hanno avvertito lui e il suo compagno Cubby che al momento scalare è troppo rischioso a causa delle abbondanti nevicate e del tempo imprevedibile. Da sempre Joe sogna di scalare l'Eiger, ma finora la sfortuna e gli incidenti glielo hanno impedito. Credo sia più prudente aspettare qualche giorno prima di salire lassù. Non riesco a staccarmi da questa montagna. Forse è la settimana prossima, non lo so. Ho fatto 6 tentativi sulla parete nord, sempre falliti per il brutto tempo. Sento che mi sta chiamando. Non so se rendo l'idea. Io uso spesso un'espressione, l'eco del silenzio delle grandi altezze. Quello che intendo dire è che quando ti trovi sul ciglio di uno strapiombo è molto difficile non subirne il fascino. Quando guardi una parete come quella, se sei un vero scalatore, vuoi solamente salire lassù in cima, andarci a giocare. Joe ripercorrerà alcuni tratti del percorso seguito dalla spedizione di Kurz sulla parete nord nell'estate del 1936. Lo farà in varie fasi. Una scorciatoia lo porterà al primo tratto risparmiandogli un terzo dell'ascesa. L'Eiger ha un'altra insolita caratteristica. Nel tardo XIX secolo, il governo svizzero fa costruire un tunnel ferroviario proprio nel mezzo della montagna. A metà della galleria viene scavato un pozzetto d'accesso alla parete rocciosa. Porta direttamente sul versante nord dell'Eiger. Questa parete ha un grande valore per me, dal punto di vista psicologico. Per le storie che ho sentito, per tutti i modi in cui si può rimanere feriti o intrappolati. Non riesco a non pensarci. Vedete? È un'esperienza surreale. Cominciare una scalata così, di certo non capita spesso, di uscire da un bel treno caldo, a salire su una scaletta e trovarsi a 500 metri sulla parete nord dell'Eiger. E quando ti ritrovi improvvisamente esposto a un abisso come questo, non puoi non essere consapevole della quota a cui ti trovi. Parete che si estende sotto ai tuoi piedi. È come se giocasse uno strano gioco con te, perché quella montagna non ti fa nulla di male. Ma lì e basta. Ma ti entra nella testa. Nel periodo in cui lessi la storia di Tony Kurz, cominciai a fare il rocciatore. Sentivo di aver trovato quello che cercavo. Ero un po' spaventato, ma capii che se sai quello che fai, puoi liberarti della paura. Diventa quasi una dipendenza. Provavo sempre un misto di apprensione ed eccitazione, paura ed entusiasmo. E volevo mettermi alla prova sempre di più. Scalare vette mai conquistate. Affrontare sfide estreme, adatte alle mie capacità. È così che vivevo. Non mi resi conto che era diventata un'ossessione se non molti anni dopo, alla morte di mia madre. Mi diedero un pacco di cartoline che le avevo spedito nel corso di 20 anni. Non mi riconobbi nella persona che ero. A scriverle era stato un uomo rapito dall'ossessione. Nelle cartoline parlavo solo di montagne, gradi di difficoltà, cose che non significavano niente per i miei genitori. Scrivevo in caratteri minuscoli tutto intorno alla cartolina con un riquadro in mezzo per l'indirizzo. Forse bisogna diventare così per scalare vette di quella difficoltà.
A un terzo dell'ascesa della parete nord, seguendo il percorso dell'ambiziosa spedizione di Tony Kurtz, Joe si avvicina a un luogo tristemente famoso per gli scalatori. All'inizio, Kurtz e i suoi tre compagni procedono rapidamente. La mattina del primo giorno salgono di 500 metri. Poi devono fermarsi davanti a una placca di roccia liscia. Tony. I quattro hanno messo a punto un percorso nuovo, pensando che la via più rapida sia seguire i grandi nevai al centro della parete nord. Vogliono raggiungere l'angolo sinistro di una vasta fascia rocciosa, la Rote Flu, e da lì portarsi alla base del primo nevaio. Tuttavia, in questo punto critico, una placca di roccia blocca la loro ascesa. Questa placca di roccia sarà larga circa 5 metri al massimo. È incredibilmente liscia. Potete vedere dai segni lasciati dai ramponi che questo è un punto difficile. C'è uno strapiombo notevole sotto di noi. Sarà alto 600 metri, probabilmente. E proprio qui c'è un chiodo molto vecchio. Immagino che Interstoiser sia salito lassù sfruttando quelle sporgenze e abbia agganciato la corda a quel chiodo. Sfruttando l'appoggio della corda sopra di lui, credo che abbia fatto una traversata verso il basso, passando su queste lastre di roccia liscia con i suoi compagni che tenevano in tensione la corda. Interstoiser sapeva di essere il miglior scalatore del gruppo. Era l'unico che potesse farcela. Se fosse caduto, avrebbe preso un bello strattone e sarebbe rimasto appeso alla corda. Attraversare questa parete quasi verticale, muovendosi lateralmente, è così difficile e pericoloso che oggi gli scalatori lasciano sempre una corda fissa in quel punto. Ma Hinterstoisser si muove su un percorso sconosciuto. Si avventura nell'ignoto. Non ha modo di sapere che cosa lo aspetta dietro l'angolo. Grande prova di bravura. Attraversando questa placca di roccia ha aperto il passaggio decisivo alla scalata. Sfruttando la corda fissa, gli altri scalatori la superano, uno dopo l'altro. Sanno tutti che probabilmente hanno attraversato il tratto più difficile che li separa dalla cima. Ehi, super! Billy! Partirono per una grande avventura. Credevano in se stessi e dimostrarono con la loro abilità che erano in grado di farcela. Gut gemacht. Super. È questo che amo delle scalate. Le faccio per divertirmi e per vivere intensamente. Super. Guardo Kurtz e mi sembra di rivedere me stesso quando avevo 20 anni. Entrambi pensavamo valesse la pena rischiare tutto. La vita, la felicità che avremmo potuto avere in futuro. Le esperienze che ho fatto in tanti paesi, su tante montagne,
Mi hanno cambiato dentro, mi hanno plasmato l'anima. È qualcosa che ridefinisce completamente ogni aspetto della tua vita. Il sogno della conquista della parete nord sembra alla loro portata. Ma nella felicità di quel mattino c'è una cosa che i quattro non sanno. Senza una corda fissa è impossibile tornare indietro passando per la placca. Pensavamo solo a procedere nell'ascesa. Erano decisi a raggiungere la vetta. Quando ritirarono la corda, non passò loro per la mente, neanche per un istante, che avrebbero dovuto fare quel percorso all'inverso. A 900 metri di altitudine, la conformazione della parete cambia. A metà dell'ascesa, un enorme nevaio attraversa la parete rocciosa e porta con sé un nuovo pericolo. Oltre all'altezza della parete e alla possibilità che una tormenta arrivi all'improvviso, questa montagna nasconde un'altra insidia. Nel tardo pomeriggio, quando il sole lambisce un angolo della parete, il ghiaccio si scioglie. Migliaia di sassi, fino a quel momento imprigionati nei nevai, cadono a valle e precipitano a velocità elevatissime. Achtung Steine! Guardi in alto e zon zon zon. Vedi arrivare addosso sassi che precipitano per 150 metri e ti sfrecciano accanto, correndo a velocità incredibili. Più che rischiare di romperti un braccio, ti spappolano le ossa. Gli scalatori non hanno caschi, solo berretti di feltro. Scheller! Tony, com! Quel pomeriggio, uno dopo l'altro, Kurz e i suoi compagni percorrono velocemente i 100 metri del nevaio. Willy Angerer è il terzo a salire. Cadde una gragnuola di sassi. Sfrecciavano tutto intorno a loro, senza colpirli. Poi Angerer fu colpito. In quell'istante si sentì l'orribile suono di un sasso che picchia sulla testa di qualcuno. E il tempo sembrò fermarsi per un secondo. È sufficiente una scivolata, un movimento falso, un sasso che arriva dal nulla. E di colpo la situazione cambia completamente. I quattro hanno scalato più di metà della parete. Al mattino la conquista della vetta sembra alla loro portata. Ma ora Willy Angerer ha una ferita alla testa. Il gruppo deve prendere una difficile decisione. Andare avanti fino alla cima o tornare indietro. Dopo lo shock dell'incidente ad Angerer, i quattro trascorrono la notte assicurati a una sporgenza dell'Eiger. Il mattino seguente vengono avvistati mentre lasciano il bivacco alle 7. Tutti pensano che scenderanno.
invece proseguono verso la cima. Sono a metà di una parete mai scalata prima e non sono disposti ad abbandonare l'obiettivo. Raggiungono la base del secondo nevaio, che si estende per oltre 500 metri sulla parete nord. Il nevaio si trova a 900 metri sopra la valle. Grazie all'abilità della squadra di soccorso, Joe può essere calato dall'elicottero sul nevaio. Il pilota si avvicina alla montagna e lo fa scendere su una sporgenza larga solo 60 centimetri. Da qui, Joe percorre la via seguita dalla spedizione di Kurz il secondo giorno. Saranno stati contenti di arrivare qui. Si vedono i punti caratteristici della parete. Lì abbiamo la rampa, proprio sopra il secondo nevaio. Sapevano che da qui era facile raggiungere il punto dove Sedlmayr e Meringer si erano fermati l'anno prima, il bivacco della morte. Il secondo nevaio è un punto esposto e pericoloso. Hinterstoisser e Kurz sanno che devono attraversarlo il più velocemente possibile. Ma nel corso di quel mattino capiscono di avere un serio problema. Willy Angerer è ferito e avanza sempre più lentamente. Dentro di loro avranno pensato: vuoi muoverti? Vuoi muoverti o no? E allo stesso tempo Angerer si sarà reso conto di essere troppo lento. È come cercare di arrivare all'appuntamento più importante della propria vita e restare bloccati nel traffico, nel punto peggiore. Dovevano ancora scalare metà della parete. La vetta era a 900 metri. In linea d'aria, però. In realtà dovevano ancora percorrere circa 2400 metri. Avrebbero dovuto attraversare il secondo nevaio in 5 o 6 ore. Ma alla fine della giornata non lo hanno ancora superato. Quella sera si accampano di nuovo sul ghiaccio. Lascia smettere. No. Sanno quanto sia pericoloso muoversi troppo lentamente su questa montagna. Si rischia di essere sorpresi dal maltempo. Gli scalatori che li hanno preceduti sono morti così. Immagino cosa sarà passato per la testa di Kurz o di Hinterstoisser, che non erano feriti. Al posto loro mi sarei detto: così non va, non possiamo avanzare così lentamente. Abbiamo ancora davanti il tratto più difficile. Forse parlando a bassa voce avrei detto al mio compagno: pensi che quei due possano scendere da soli? E noi possiamo proseguire. E credo che Angerer e Ranir non potessero non aver capito che la situazione era cambiata. C'è un altro aspetto da considerare. Sedlmayr e Meringer erano morti proprio in quel punto. Sedlmayr era rimasto congelato, poco lontano da dove si trovavano quella notte. Quando sei giovane pensi di poter controllare la situazione con la tua esperienza e con la tua abilità. E questo ti dà una specie di senso di invulnerabilità. Invece le cose non stanno così. Joe ha 2 anni più di Kurz quando gli capita l'incidente che cambia la sua vita. Ha 25 anni quando, durante una scalata in Perù, cadendo si frattura una gamba.
Il suo compagno, Simon, cerca di farlo scendere. Ma nel buio Joe precipita da un terrazzino di ghiaccio. È in trappola, sospeso su un precipizio. Per salvarsi, Simon è costretto a tagliare la fune. Joe cade per 45 metri e finisce in un crepaccio. Per 4 giorni striscia verso valle con una gamba fratturata. Quando tornai in Inghilterra, mi operarono 6 volte al ginocchio. Restai ingessato per 9 mesi. Usai le stampelle per 1 anno. Quando mi dimise, il chirurgo disse che avrei zoppicato per tutta la vita e che non avrei più potuto scalare. Non credo si rendesse conto della notizia che mi stava dando. L'alpinismo era tutta la mia vita, la mia passione. Ricordo che rimasi seduto sul letto guardandomi le gambe e piansi, perché il chirurgo mi aveva detto che era finita. Andavo alla piscina vicino casa e nuotavo. Ci andavo 5 giorni a settimana e cominciai gradualmente a recuperare. Fu una riabilitazione lunga e difficile. Ma alla fine fui in grado di tornare a scalare. Avrei dovuto essere al 7° cielo, invece non ero felice. Qualcosa era cambiato. Qualcosa dentro di me si era rotto. Il mattino del 20 luglio 1936, dalla valle i testimoni osservano strani movimenti nel gruppo di scalatori. Lasciato il bivacco sul ghiaccio, 2 di loro avanzano veloci in direzione della vetta. Sono Andreas Hinterstoisser e Tony Kurz. Volevano fare la scalata. Potevano vedere la vetta e la via per raggiungerla. Sapevano che Anger era ferito, ma speravano che se gli altri 2 fossero stati coraggiosi, aggressivi, forti e motivati, sarebbero venuti con loro. Invece furono costretti a fermarsi. Avevano appena ripreso la scalata quando capirono che Angerer stava peggio del previsto. Immaginate la delusione. Cavolo, dannazione! Si saranno detti. Potevamo riuscirci, ce l'avremmo fatta. Il loro sogno era svanito. Ora la situazione era cambiata. Adesso il loro compito era salvare il loro compagno. Ritornare indietro significa ripercorrere i 500 metri del secondo nevaio e poi i restanti 900 metri che li separano dalla valle. Ma adesso hanno un ferito le cui condizioni peggiorano di ora in ora. Cominciano la discesa a mezzogiorno. Impiegano quasi tutto il pomeriggio per attraversare il secondo nevaio. La situazione intanto peggiora. Nella valle il tempo sta cambiando. Su un piatto della bilancia c'era l'entusiasmo, il gusto dell'avventura e l'aspettativa. E sull'altro la perdita del controllo e il fallimento. Ed è a quel punto che la bilancia si piega.
Alle 8:30 di sera si fermano per riposare. È la loro terza notte sull'Eiger e si trovano a metà della parete nord. Il giorno successivo si troveranno davanti la placca di roccia liscia, il traverso. Interstoisser, più degli altri, sapeva quanto fosse difficile il traverso sulla parete di roccia e l'aveva superato con il bel tempo. Sono certo che avrà pensato: dobbiamo scendere per 900 metri, ma c'è un punto cruciale. È quel traverso. Sarà difficile superarlo. Al mattino del quarto giorno, la montagna è avvolta dalle nuvole. La temperatura scende. La parete è battuta dalla pioggia. L'acqua si congela sulle rocce che li circondano. I quattro lasciano il bivacco alle 7, ma le condizioni di Angerer sono peggiorate ancora. La discesa del primo nevaio è penosamente lenta. Ora tutti sono costretti a rendersi conto della gravità della situazione. Non possono salire per trovare un riparo, né scendere. Sotto di loro c'è un abisso di 200 metri. Sanno che se non riescono a superare il traverso, sono in trappola. Quello che non sanno è che non si può percorrere a ritroso il tratto attraversato da Hinterstoisser. Sono al centro del traverso di Hinterstoisser. All'andata Hinterstoisser aveva agganciato la corda a un chiodo in alto. In questo modo aveva la corda sempre in tensione. E poi l'aveva attraversato mentre i suoi compagni tendevano la corda attraverso la parete. E poi avevano ritirato la corda. Per tornare indietro la corda non aveva tensione, non c'erano dei chiodi in alto sopra di loro. E come potete vedere in questo tratto qui. Per 5 o 6 metri la parete è liscia con delle sporgenze orientate verso il basso. È già difficile in queste condizioni. Ma quando la parete è ghiacciata, diventa un'impresa disperata. E infatti lo è. La parete liscia del traverso è bagnata. Ed è coperta da una pellicola di ghiaccio. Alzami. Tutto si sarebbe deciso in quei momenti che avevano davanti. Ogni fibra del suo corpo doveva concentrarsi su ogni piccolo impercettibile movimento. Era il loro miglior scalatore. Cercò con tutte le sue forze di ripercorrere il tratto che aveva brillantemente superato. Es ist alles nass. Scheiße. Per 5 ore tentò di superare il traverso. Ecco, immagino che il punto dove mi trovo adesso è dove Hinterstoisser perse la presa più e più volte, tentando disperatamente di superare il traverso. Non mi zozzi. Arriva un momento in cui smetti di tentare. Es geht nicht. Ti rendi conto che non ce la farai. Devi accettare il fatto che è finita. Komm zurück. A poco a poco deve essere diventato chiaro che non lasciare una corda fissa era stato un errore fatale.
Era impossibile passare per quel traverso, impossibile. Ma se fossero rimasti lì, sarebbero morti. La capacità, quella per cui avevano superato il traverso aprendo una nuova via, li aveva messi in trappola. Quando una tormenta si avvicina alla parete, la senti arrivare prima di vederla. Durante l'attesa la sensazione è orribile. Ti si rizzano i capelli sulla nuca. Sai che sta per succedere. Che sta per succedere. Ed un tratto si scatena l'inferno. Il quarto giorno della spedizione, una tormenta di neve colpisce l'Eiger. A chi li vede dalla valle, la situazione ricorda quanto accaduto l'anno precedente. Come quei due alpinisti morti sulla parete, il gruppo di Kurz scompare dietro le nuvole. Intrappolati a metà della montagna, i quattro scalatori sanno che non possono né risalire verso la cima, né superare il traverso. Adesso si rendono conto che è rimasta loro un'unica opzione: scendere lungo la parete verticale. Immagino che non volessero neanche pensarci. Erano ancora a 900 metri dalla valle. Restando fermi, Angerer sarebbe certamente morto. Neanche loro potevano resistere a lungo in quelle condizioni. Non sarebbero sopravvissuti a un'altra notte sulla parete. Sotto di loro c'era una parete di roccia estremamente ripida. Rocce coperte di ghiaccio con pendenza che aumentava fino ad arrivare a una parete di roccia alta 60 metri, verticale e a strapiombo. Se fossero riusciti nella difficile impresa, avrebbero trovato una serie di sporgenze. Dalle sporgenze si arriva a una piccola porta scavata nella roccia, l'ingresso del tunnel della ferrovia. È la via utilizzata da Joe come scorciatoia per la parete nord. Tutto quello che era successo limitava le loro opzioni. Dovevano portare giù un uomo quasi privo di sensi. E come se non bastasse, il percorso li portava direttamente sulla traiettoria di valanghe, di sassi e di neve che cadevano dalla cima della montagna. Calarsi con il rischio di essere investiti da una valanga era una scelta suicida, ma era anche l'unica alternativa. Questa è più o meno la loro traiettoria di discesa. Era veramente un tratto orribile per calarsi in verticale così. Oggi ho una buona visibilità e non oserei avventurarmi laggiù. Durante una tormenta la visibilità è molto ridotta. E per giunta dovevano calare giù un compagno che perdeva continuamente conoscenza. E considerate il loro equipaggiamento: corde di canapa semicongelate, vestiti che erano bagnati da 3 o 4 giorni. Avevano freddo, erano stanchi. Erano in una situazione molto difficile. Sentirono quella voce. Si guardarono per un attimo e capirono chi li chiamava. Alo! Alo! Ehi! Il guardiano della ferrovia esce dalla porta del tunnel che cercano di raggiungere e li chiama nel mezzo del temporale. E risposero: va tutto bene. Il che è tipico, se ci riflettete.
Non fecero menzione del fatto che avevano un compagno ferito, del fatto che erano esausti e si trovavano in pericolo. Era una questione di orgoglio. Volevano scendere insieme, senza l'aiuto di nessuno. Ma soprattutto il loro morale si sarà risollevato a quel punto, perché c'era qualcuno laggiù. Dovevano calarsi in verticale 4 o 5 volte. Poi avrebbero bevuto il tè con il ferroviere. Era finita. Mentre Joe si trova sull'Eiger, il tempo peggiora. È prevista una forte nevicata. L'elicottero porta Joe a valle prima che arrivino le nuvole. Dalla stretta sporgenza nella parete deve ancorarsi a un cavo spesso soltanto 5 mm. È così sottile perché se rimanesse impigliato, il pilota dell'elicottero sarebbe costretto a tagliarlo. In montagna si è sempre al limite. Una linea molto sottile separa il successo dalla rovina, la vita dalla morte. E percorrere quella linea sottile ti dà una prospettiva del tutto diversa sulla vita e sul fatto di essere vivo. Durante una scalata, anche quando le condizioni sono perfette e tutto va bene, senti sempre una specie di vocina in testa che continua a dirti attento, attento, attento. Può andare tutto storto in un attimo. Alle 2 del pomeriggio, Andreas Hinterstoisser si stacca dalla cordata e comincia a preparare la loro ultima discesa. Sono a soli 60 metri dalla salvezza. La forza, la violenza dell'impatto deve essere stata immensa. Un'enorme valanga li investì come uno tsunami. Angerer e Kurz furono lanciati oltre la sporgenza, nell'abisso sottostante. Il peso dei loro corpi trascinò con violenza Rainer contro il moschettone. Hey! Willy! Willy! Willy Angerer è al di sotto di Kurz, quasi certamente morto. Ucciso dall'impatto con la parete. Sopra di loro. Anche Eddie Rainer sta morendo. Il peso dei due compagni sulla corda che è intorno alla vita gli rompe il diaframma, soffocandolo lentamente. L'agonia dura circa 10 minuti. Di Andreas Hinterstoisser non c'è traccia. Il suo corpo sarà ritrovato ai piedi della parete nord, 600 metri più in basso. Kurz era sospeso nel vuoto. Un compagno morto sotto di lui e un altro sopra di lui. Hinterstoisser era sparito, svanito nell'abisso. Ho visto dei compagni di scalata precipitare nel vuoto
a pochi metri da me. E in quel momento sei come paralizzato, non riesci a fare niente. Avverti la minaccia incombente della morte. Ti senti come svuotato. Sei fisicamente incapace di riprenderti dallo shock di quello che hai appena visto. Quel pomeriggio, alle 3, il ferroviere chiama le guide alpine che stazionano a valle. Dice che ha riprovato a chiamare i 4 scalatori, ma stavolta ha risposto una sola voce e chiedeva disperatamente aiuto. Un'ora più tardi, una squadra di soccorso arriva alla porta del tunnel che si apre sulla parete nord. I soccorritori sanno che seguendo le sporgenze arriveranno proprio sotto al punto dove è bloccato Kurz. A 200 metri dalla porta sentono le sue grida di aiuto. Ma non vedono Kurz, che è 45 metri più in alto. Per raggiungerlo dovrebbero scalare delle pareti verticali a strapiombo, in quel momento battute da forti venti. Tony continuò a ripetere che non potevano raggiungerlo da lì sotto. Disse che dovevano arrivargli sopra e calarsi in verticale. Ma non potevano. Era impossibile in quelle condizioni. Si stava facendo buio. Se una tormenta li avesse sorpresi mentre erano all'aperto, sarebbero morti anche loro. Dissero a Tony: cerca di resistere fino a domattina, devi tenere duro. Per i soccorritori deve essere stato straziante lasciare lì Kurz. Sapevano che difficilmente avrebbe superato la notte. Sentivano chiaramente le sue grida. Era il tipo di uomo che non avrebbe mai chiesto aiuto. Eppure li implorava, quasi come un bambino. Li implorava di non lasciarlo solo. Ho provato le stesse emozioni. Sospeso nel vuoto per una lunga notte. E mi ricordo che rimasi quasi sopraffatto dalla solitudine di quella situazione. La sensazione di essere abbandonato. Kurz era una guida, quindi si rendeva conto di avere poche possibilità di sopravvivere a quella notte. Il freddo si impadronisce subdolamente di te. È come se ti strisciasse dentro, ne senti i tentacoli che ti avvolgono, il corpo rallenta tutte le sue funzioni. Si spegne gradualmente. E il pensiero di dormire diventa così seducente. Sarebbe stato così facile smettere di lottare. A dire il vero, se il mio compagno non avesse tagliato la corda, sarei morto assiderato. Quindi immagino cosa provò Kurz mentre era appeso a quella corda. Doveva sentirsi impotente. E solo. Sapevo che in montagna si può morire da molto prima del mio incidente. Mi rendevo conto che stavo giocando una partita
con una posta altissima, dove non si ha il controllo del proprio destino. Durante la convalescenza in Perù scrissi La morte sospesa. Lo completai in 7 settimane pensando che sarei stato contento se ne avessi vendute 500 copie. Scoprii di avere un altro talento. Ma scrivere quel libro mi fece pensare molto a quello che facevamo, al prezzo che alcuni di noi avevano pagato. E cominciai a pensare alle persone che erano morte. Alcuni erano conoscenti, altri buoni amici, persone care a cui non smetto mai di pensare. Erano morti in circostanze diverse, alcuni erano morti in incidenti inspiegabili e spesso la prima cosa che facevo era chiedermi come, non perché, per capire in cosa avevano sbagliato. Praticavamo con passione uno sport che ci faceva vivere la vita più intensamente, ma stava uccidendo i nostri amici e ha quasi ucciso noi. Immagino che cominciando a scrivere ho scoperchiato un mondo fatto di paure che non sono più riuscito a chiudere. Per quante scalate avessi fatto, da quel momento sapevo di essere più esposto e più vulnerabile. D'un tratto mi resi conto che il mio amore per il rischio era diventato meno forte. Non volevo più giocare a quel gioco. Spesso sull'Eiger a una bufera estiva segue un fronte freddo. L'acqua che scende sulla parete si congela. Il ghiaccio riempie ogni sporgenza, crepa e fessura e ricopre tutte le pareti rocciose. Durante la quarta notte di corsa sull'Eiger, la parete nord si copre di ghiaccio. Non riesco ad immaginare quanto sia stata lunga quella notte. E come abbia fatto Kurz a non arrendersi. Aveva perso un guanto e la mano esposta al freddo era assiderata. Era come avere un moncherino. Deve aver sentito il tintinnio del metallo e le grida dei soccorritori che ripercorrevano il sentiero della sera prima. E deve aver pensato: sono guide, mi verranno a prendere, mi porteranno in salvo. Per la seconda volta i soccorritori arrivano a 45 metri da Kurz, ma la parete sopra di loro è coperta da uno strato sottile di ghiaccio. I soccorritori diranno che scalarla era impossibile. Tony! Devono trovare il modo di far scendere Kurz. Ma la corda a cui è appeso non è abbastanza lunga da raggiungerli. Kurz dovrà prima liberarsi, poi trovare dell'altra corda. Dissero a Tony che l'unico modo di salvarsi era lasciar cadere Angerer. Angerer era sospeso sotto di lui, congelato accanto alla parete. Kurz doveva affrontare quel compito. Doveva prendere il coltello e poi tagliare le fibre congelate della corda. Era un compagno con cui aveva trascorso gli ultimi 4 giorni, vivendoci fianco a fianco con grande intensità. E fu costretto a farlo cadere. Ma tagliare la corda di Willy Angerer è solo l'inizio. Per averne abbastanza da raggiungere i soccorritori, deve risalire e fare lo stesso con Eddie Runner.
Dalla valle, intanto, sono in molti a seguire la tragica situazione sulla parete nord. Mentre le ore passano, cercano di intravedere Kurtz attraverso le nuvole. A metà mattina, Kurtz inizia la lenta e penosa ascesa verso il compagno. Dovette risalire di qualche metro, fino a un punto dove la roccia era più ripida. E arrampicarsi a forza di braccia, puntando i piedi sulla roccia, fino ad arrivare a Runner. Eddie! Kurtz ha bisogno di 45 metri di corda per raggiungere i soccorritori. Ma anche dopo aver sciolto Eddie, non ne ha abbastanza. L'unica alternativa è sciogliere i tre capi di corda intrecciata con le mani assiderate. Penso a cosa deve aver provato Tony Kurtz. Restò sveglio tutta la notte, ripetendosi che il mattino dopo sarebbero venuti a salvarlo. E il giorno dopo, all'arrivo dei soccorritori, si trovò davanti a un'altra sfida impossibile, poi un'altra e un'altra ancora. È un pensiero che non mi abbandona. Io non mi salvai solo grazie alla fortuna. Dovetti lottare. Ma tutto quello che dovetti fare dopo aver trovato la via d'uscita fu resistere. Non era facile, ma non dovevo fare altro, quindi so bene quanta forza mentale ci voglia per tenere lontana la morte. Kurtz impiega 5 ore per districare i capi e annodarli insieme. Alla fine ha una corda singola, abbastanza lunga da arrivare fino ai soccorritori, 45 metri più in basso. Non poteva calarsi giù con quella corda perché non avrebbe mai retto il suo peso. Ma poteva farsene dare una. Le guide gli legarono dei chiodi e una corda di calata. Tony! Aufziehen! Ma i soccorritori ancora una volta si accorgono che la corda non è abbastanza lunga. Tony! Fate stop! Ne prendono un'altra e la uniscono alla prima con un nodo. I soccorritori videro la corda e i chiodi che gradualmente venivano tirati verso l'alto. Ora a Kurtz restava un'unica cosa da fare: calarsi giù verso la salvezza. È il pomeriggio del suo quinto giorno sull'Eiger. Tony Kurtz inizia la discesa verso i soccorritori. Deve scendere lungo una placca di roccia irregolare e una parete a strapiombo. Se le guide hanno fatto bene i calcoli, le corde che hanno legato insieme saranno sufficienti perché l'esausto scalatore arrivi fino a loro. Kurtz scendeva con drammatica lentezza, centimetro dopo centimetro. Aveva quasi raggiunto il limite assoluto della sopportazione. Aveva le mani congelate, quindi fece quello che chiunque altro avrebbe fatto. Fece passare la corda di calata attraverso un moschettone all'altezza dei fianchi. Con il braccio e le mani irrigidite dal freddo avrebbe faticato a tenere la corda. I soccorritori guardavano in su e videro le sue gambe spuntare dallo strapiombo. Erano certi di salvarlo. Kurtz era quasi riuscito a raggiungerle.
Poi, durante la discesa, vide il nodo che univa le due corde. Era a 15 metri dalle guide. E mentre avanzava verso la salvezza, sentì il nodo sotto di lui. Premeva contro la sua mano. E capì immediatamente qual era il problema. Il nodo non passava attraverso il moschettone. Kurtz era sospeso nel vuoto, fuori dalla portata delle guide, sulla sinistra rispetto a dove si trovavano. Le guide non potevano spingersi oltre. A sinistra avevano una parete a strapiombo. Kurtz doveva arrivare al loro livello perché potessero lanciargli una corda e recuperarlo. Finché era sopra di loro, non potevano aiutarlo. Non potevano lanciargli una corda e portarlo giù, né tentare altro. Doveva far passare il nodo nel moschettone, altrimenti sarebbe stata la sua fine. I soccorritori non potevano fare altro che gridare incitamenti, incoraggiare Kurtz e spingerlo a fare un ultimo sforzo. Da sotto lo sentivano borbottare frasi incomprensibili. Incitava se stesso a fare un ultimo tentativo, ma il nodo non passava. Niente da fare. D'un tratto si lasciò andare. Smise di armeggiare con il nodo e disse con una voce forte e chiara: Ich kann nicht mehr. Sono finito. Penso a Tony Kurtz e al modo in cui è morto. E so che poteva capitare anche a me. La sua storia poteva essere la mia. In realtà sarei dovuto morire sospeso a una corda in Perù. E non riuscirò mai a spiegarmi perché io sono sopravvissuto e lui no. I soccorritori che vedono morire Kurtz non riusciranno a raggiungere il suo corpo. Il cadavere sarà recuperato da un gruppo di guide alpine tedesche, arrivate troppo tardi per l'operazione di salvataggio. 3 giorni dopo la sua morte, le autorità svizzere vietano ulteriori scalate sulla parete nord dell'Eiger. 4 mesi più tardi, dopo una causa legale, il provvedimento viene revocato. Il risalto dato alla tragedia rende l'Eiger ancora più leggendario per gli alpinisti giovani e ambiziosi. Tony Kurtz e i suoi compagni Eddie Rahner e Willy Angerer hanno visto Andreas Hinterstoisser attraversare il punto più difficile della parete nord. In onore della sua straordinaria impresa, quel punto è stato chiamato il Traverso di Hinterstoisser. Seguendo lo stesso percorso, un gruppo di alpinisti tedeschi e austriaci conquista la vetta 2 anni più tardi, nel 1938. In totale, 8 alpinisti sono morti nel tentativo di scalare l'ultima grande parete nord delle Alpi. Di tutti loro, Tony Kurtz è il più difficile da dimenticare. Prima di tornare a casa, Joe sale un'ultima volta sulla montagna dove Kurtz ha lasciato la sua vita. Ho letto la storia di Tony Kurtz quando avevo 14 anni. Da allora mi accompagna. Penso che la sua sia stata una morte davvero orribile. Eppure è grazie a lui che sono diventato uno scalatore. Perché mi ha fatto nascere questo desiderio? Perché non smise mai di lottare. Rifiutò di arrendersi, pensando sempre che ce l'avrebbe fatta.
mi ha mostrato un aspetto straordinario dello spirito umano. La capacità di non darsi per vinti, nonostante tutto quello che gli stava capitando, non smise mai di lottare. Meritava di sopravvivere, meritava di vivere. La foto che ricordo sempre mostra una giovane guida alpina dai capelli scompigliati che sorride all'obiettivo pregustando l'avventura. Mi fece pensare, per lui valeva la pena vivere in quel modo. Voglio vedere se anch'io sono capace di farlo. Decidiamo di affrontare tutto questo. Non solo le difficoltà, la fatica e il dolore, ma anche il rischio della vita. Mettiamo in gioco tutto. Per un sogno. Per qualcosa che non vale niente. Che non si può mostrare a nessuno. È solo quel breve istante sulla vetta. Quando scendiamo a valle è già svanito. A pensarci bene è una cosa assolutamente illogica. Non è giustificabile con delle argomentazioni razionali. È questo che ci attira. Il mio sogno era scalare l'Eiger. Non ci sono mai riuscito. Non faccio scalate da 3 anni. Non ho più la passione di un tempo. Ho perso la sensazione di immortalità della gioventù. Non mi sento più invincibile. Ora sono consapevole della nostra fragilità. Mai dire mai, so come sono fatto. Quando sono arrivato qui, la parete era in condizioni perfette. Ho sentito la passione che mi tornava e ho pensato, santo cielo. Sono proprio un idiota.